Se sfogliate un dizionario della lingua italiana e cercate la parola viaggio, ecco la definizione che trovate: l'atto di spostarsi da un luogo all'altro compiendo un certo percorso. Una spiegazione tecnica piuttosto fredda che non dice in realtà l'immaginazione, la fantasia, l'emozione che in genere suscita in tutti noi la parola viaggio. C'è qualcosa nel viaggio immaginato, realizzato, che ha a che fare con l'avventura dell'uomo. A Lecco ogni anno si ritrovano a parlare di viaggio non solo in senso turistico ma come esperienza umana. È un'occasione di incontro e di confronto. Ho visto 111 nazioni al mondo, entrando, uscendo, via. Ovviamente il mondo non me l'immaginavo e ogni volta che vado lo scopro diverso, un po' impensabile, e quindi quando me l'immagino poi sono sempre, non deluso, ma contento di aver visto un mondo che non mi aspettavo. Io sono a bordo di imbarcazioni, piccole barche di legno che mi faccio prestare lungo i fiumi per un rigorosamente a remi e a vela, e per promuovere un turismo sostenibile, una tutela delle acque. È un modo di viaggiare senza massacrare questo pianeta che è già abbastanza invaso da noi umani. Quindi quest'ultimo viaggio era la risalita e la discesa del Po da Venezia fino al Piemonte, poi ritorno, e il prossimo sarà da Londra fino a Istanbul, attraverso il Reno e il Danubio, quindi 15 paesi per 5.000 chilometri. Ma c'è anche chi ha attraversato due continenti in deltaplano. Quando viaggi in auto, in moto o in macchina puoi godere di una visuale, se vuoi terrena, limitata. Viaggiando in volo a quote dove è possibile ancora vedere e addirittura sentire gli odori di ciò che si sorvola, quindi in una cabina aperta come il deltaplano, hai una prospettiva che spazia a 360 gradi e quindi tu il viaggio lo vivi in maniera più intensa, ti rendi conto una volta che atterri dove già sai dove stai per atterrare, avendo potuto vedere in spazi sconfinati, avendo portato l'occhio a vedere a 360 gradi quello che in quel momento si sta sorvolando, cosa che invece non è possibile con l'automobile o qualsiasi altro mezzo che viaggi a terra. E c'è un grande vecchio del giornalismo italiano, non di scrivania ma d'avventura, Vittorio Mangili, capace di vivere e di raccontare le imprese di Guido Monzino. Tirandosi dietro una corda collegata con gli uomini della spedizione. Poi hanno fissato la corda sull'altra sponda del canale e si sono serviti dell'isola come di un traghetto. Sull'isola, a gruppi di 70 cani, 7-8 uomini per volta e 5 slitte, tutti sono stati trasportati dall'altra parte. Lo spessore del ghiaccio dell'isola non superava i 50 centimetri. Eppure questi eschimesi, tranquillissimi, sicuri che il ghiaccio avrebbe sopportato il peso, hanno fatto salire tutti. Hanno tenuto i cani fermi e zitti, e per questo basta che facciano schioccare la frusta una volta perché i cani si accuccino immediatamente e non si muovono più. Hanno tenuto zitti anche gli uomini, e per questo ci è voluto poco, perché noi eravamo talmente sulle spine che non osavamo nemmeno fiatare, e così, andando lentamente, ci hanno portati, sani e salvi, dall'altra parte. Oggi si bada di più a trasmissioni che rendono, che la gente guarda con maggiore facilità, con maggiore frequenza, e i viaggi o i servizi che facevo io sono adesso limitati, quei pochi che vengono trasmessi, alle ore delle dopo il primo spettacolo la sera, quindi dopo le 23. Nella casa del moribondo un giorno si trovava un infermo di cancro con il corpo ormai per metà consumato dal male. Maria Teresa gli si avvicinò per lavarlo. Come può sopportare il fettore del mio corpo, gli disse l'infermo. E lei, questo è niente in confronto a quello che tu soffri. Non è che avessi modo di immaginare il mondo. Niente, io partivo, arrivavo la sera da un servizio e partivo il giorno dopo per l'altro servizio. Immagimondo è un progetto di Le Culture, è stato organizzato proprio per cercare di sensibilizzare la gente al turismo responsabile. Viaggiare con la testa, imparare a osservare l'ambiente, a condividere le proprie esperienze con gli abitanti del posto, a rispettare la loro cultura, le loro religioni. Quando uno viaggia raccoglie un sacco di materiale, vede un sacco di cose belle, conchiglie, sabbie, foglie, e queste cose uno le tiene lì e le butta via da un fastidio. La mia idea era quella di documentarle con un diario dove ogni giorno ha due pagine e sopra metto tutti i biglietti, la documentazione, le cose raccolte nella giornata. Lo faccio giorno per giorno, dopo ogni tanto scrivo tre appunti.
e questa cosa mi permette durante il viaggio di raccontare il viaggio alla gente che incontro, a me di ricordare e poi ai miei alunni di scuola è il compito delle vacanze. Quest'estate tu racconti le tue vacanze in questo modo, un diario scientifico in cui raccogli la documentazione e la raccogli e la mostri ad altri in un modo ben impaginato.